Siamo in compagnia di Emanuele, un ragazzo di 33 anni che vive qui a Battipaglia. Oggi vogliamo raccontarvi la sua storia e chiedervi anche un aiuto, un supporto per un ragazzo che con tante difficoltà, con tante problematiche, ma con tanta voglia di vivere e tanto entusiasmo. Emanuele, buongiorno e Buongiorno. benvenuto qui a Sud TV. Allora, raccontaci, noi ci siamo incuriositi, in senso ovviamente buono, ascoltando la tua storia e abbiamo deciso di invitarti qui per saperne di più. Allora, raccontaci tutto, che cosa è successo? Partiamo dall'origine. L'origine è una nel lontano ormai 2005, quando Quindi quanti praticamente anni avevi a più o meno? 25 anni 25 anni. ho iniziato ad avere un calo ponderale, quindi sono stato ricoverato a Bologna, al Tu quanto policlinico. pesavi prima? Prima pesavo 98 kg. Insomma, quindi eri bello in Sì, ero anche carne. sovrappeso, Sovrappeso. sì. Poi cosa è E successo? praticamente hanno iniziato a studiarmi perché mi hanno ricoverato lì presso un reparto di nuove patologie, proprio perché non si capiva cosa io potessi avere. Dopodiché, dopo Che anni, tipo di sintomi avevi però? avevo una sintomatologia legata a irregolarità dell'alveo, Ok. sanguinamenti e quindi Problematiche legate esattamente, all'intestino. sì, tutta un'alterazione del sistema digerente, poi quello era di base. La diagnosi è stata lunga perché poi una vera diagnosi è stata fatta poi in via intraoperatoria nella fine del 2009, quando mi è stata diagnosticata una pseudostruzione cronica intestinale benigna. Esattamente, Ok, quindi praticamente l'intestino in qualche punto era otturato, mettiamola così. l'intestino funzionalmente appariva essere buono, però dava ad un certo punto della sua giornata delle manifestazioni pseudostruttive, cioè si bloccava, quindi iniziava un'antiperistalsi e quindi non c'era più modo di poter assorbire il Ok. cibo. Quanto pesi tu adesso? Adesso peso 44 Va bene. Poi cosa è successo? Lì per lì sembrava che si potesse in qualche modo kg. Sì, si è risolvere. provato anche perché i protocolli dicevano di provare con una serie di interventi chirurgici. Abbiamo i chirurghi, l'equipe chirurgica ha provato con delle resezioni intestinali, con resezioni gastriche, perché poi la malattia ha creato anche problemi allo stomaco, una Certo. plegia allo stomaco. Però purtroppo la cosa è degenerata e nel 2012 la struttura che mi segue ha preso la decisione di inserirmi in una lista per un trapianto multiviscerale. Quindi un trapianto multiviscerale senza Senza fegato. fegato, Praticamente è un trapianto che prevede la sostituzione di tutti gli organi addominali ad eccezione del fegato e tutto l'apparato genitourinario, quindi stomaco, duodeno, pancreas, milza e intestino, insomma. esatto. Quindi un intervento molto delicato, molto difficile. La mortalità di questo intervento a Bologna qual è stata? La mortalità a Bologna è alta, anche legata alla bassa incidenza di questi interventi, fatto legato a sua volta alla difficile politica della donazione degli organi in Italia, che Certo, noi lo non sappiamo funziona. bene purtroppo come funziona. Questo tipo di incidenza cambia e cambia anche la statistica a Miami. Ok, quindi hai preso informazioni all'ospedale di Miami? Qual è Presso il l'ospedale? Jackson Memorial Hospital. Che si occupa proprio di questi trapianti Ok. Quindi ne multiviscerali. fanno anche tantissimi. Sì. Quindi sicuramente anche con un riscontro Con un di riscontro, vita ma diverso. esattamente, esattamente. Poi anche tutto quel discorso che è legato ai rischi di questi interventi, quindi ai rigetti, in America è trattato con un'attenzione diversa riguardo a quelle che sono le terapie antirigetto. Certo, infatti io Chiaramente. leggo, hai chiesto chiaramente un preventivo perché sappiamo bene che in America Sì, funziona in è una maniera sanità diversa, è prevalentemente a privata carico dell'utente. e c'è un preventivo di 1 milione di dollari in più 95 mila dollari soltanto per i medici. E Esatto. dopodiché c'è prima, Sì, bisogna ci prima sarebbe una versare. visita conoscitiva in cui io burocraticamente devo firmare il mio inserimento in lista, dopodiché con un'attesa di al massimo 90 giorni. Ci sarebbe L'intervento. l'intervento, esatto. Quindi fondamentalmente servono 1 milione di euro. Tu ce li hai? No. No. Purtroppo non ce li Purtroppo abbiamo. no. Purtroppo non ce li abbiamo. Noi, tra l'altro, adesso volevo sapere però nel frattempo anche altre cose. Tu al momento com'è la tua nutrizione?
cosa fai? Allo stato attuale io faccio una terapia conservativa, ossia la nutrizione parenterale totale. Per mezzo di un catetere venoso centrale faccio delle infusioni notturne di 12 Quindi delle ore. flebo, Esattamente, possiamo chiamarle volgarmente esatta, così. sì, volgarmente flebo, con un carico calorico che serve a mantenere quantomeno in equilibrio gli elettroliti, quindi funzionalità renale e funzionalità cardiaca. Però visto che pesi 44 kg, Però continuo a forse. perdere peso, il problema è quello che continuo a perdere peso, ecco perché si è arrivati anche così velocemente a questo trapianto. Ma poi per quanto tempo dura questa infusione? L'infusione è continua per Ah. 12 ore, con un dosaggio prestabilito, un dosaggio Quindi tu ti tempo addormenti prestabilito. pure a un certo Esattamente sì, punto. io devo avere questa cosa durante la notte. Dormire sì, ci si riposa. Riposare, Ci si riposa, sì, riposare. E invece esattamente. il resto della tua giornata, la tua vita, come la conduci? Il resto della mia giornata è diciamo, una vita praticamente normale. Adesso non lavoro perché chiaramente le condizioni non me lo consentono. Anche perché arrivato a metà giornata Ti le devi. energie prese con la parenterale notturna svaniscono. Certo, non ce la fai proprio più. Quindi diciamo quel po' che esco, più che altro la mattina. Poi la fortuna di avere una famiglia forte accanto, la mia ragazza che mi sostiene. Chiaramente lei lavora, è infermiera Certo. come Ah me, quindi beh. purtroppo non ha tanta Quindi la flebo la possibilità. sera la mette lei? Non la metto da solo. Ah, la metti da Anche la solo? punzione faccio da solo. Mamma mia, Perché hai quella un gran non è una coraggio. cosa. Non hanno coraggio, né lei né i Tu ce miei l'hai genitori. però, tu c'hai Lo devo ancoraggio. avere perché so che quella mi tiene ancora. Bello Adesso forte, me in ne serve ancora di carica. più forza, quindi. Allora, sicuramente noi non abbiamo la forza dell'adusso, però senz'altro abbiamo la forza dell'amore di tutti quanti noi. E quindi sono sicura che in qualche modo l'aiuto ce l'avremo. Sono tanti i soldi, ma siamo tanti anche noi, insomma. Quindi noi sicuramente, grazie al nostro regista, metteremo in sovraimpressione l'IBAN. Poi è chiaro, tu c'hai un blog tra l'altro. Sì. Ecco, diamo l'indirizzo del È una blog. corsa contro il tempo. Perfetto, preciso. Così magari Proprio. credo che tu, non so, giornalmente, Sì, ogni sì, informerai anche tutte quante le persone, esattamente. anche su quanto ti sta arrivando, in modo che, sai, la gente Sì, capisce e partecipa alla a questo raccolta, a percorso. questo percorso che. E tu ti senti tranquillo pensando a Miami? Sì, devo dire la verità, sì, perché cioè, io ci credo in questa cosa, anche Ma è una malattia piuttosto perché. rara la tua, Sì. no? Perché non ne ha, non, insomma, non se No, ne di sente. solito è una malattia congenita, Ah. rara ma congenita. Nel mio caso purtroppo è arrivata in tarda età, perché avevo 25 anni quando è stata fatta la diagnosi. Infatti è un po' tardi. E sicuramente non era congenita perché io ho avuto qualche altro problema prima, quindi ero già sotto un controllo medico, clinico, continuo. Purtroppo è rara, sì, è rara. È molto più, diciamo, una diagnosi, è una prognosi molto più felice nei neonati che in noi adulti. Si Beh, certo, immagino che sia così. Quanto durerà l'intervento? parla di un intervento che durerà dalle 18 alle 20 Vabbè, ben venga, ore. no? L'importante è il risultato. Tanto tu Tanto io dormi, dormirò. il problema è perché ti aspetta fuori da quella porta. Allora, l'importante è farlo, Esatto. questo trapianto. Quindi noi facciamo un appello, insomma, a chiunque voglia donare qualcosa, qualsiasi cosa, va benissimo. Noi Sì. l'aspettiamo con piacere e poi sicuramente Emanuele ci racconterà volta per Volta volta. per Anche noi qui ti volta ospitiamo, vogliamo sapere tutti gli step. È è chiaro, è che chiaro. poi siamo curiosi e sicuramente questa sarà una storia a lieto fine, io ne sono sicura. E allora io rinnovo l'appello a tutti quanti voi, l'IBAN è in sovraimpressione e l'appuntamento con Emanuele è tra qualche settimana e così ci informerai sui risultati. Va benissimo. Grazie per essere stato con Grazie noi. a voi.